Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro di Essere cittadini del mondo del corso di laurea in storia e storia del mondo contemporaneo. Siamo qua oggi con due colleghi che vi presento subito, Andrea Bellavita, Buongiorno. docente di storytelling e fiction televisiva, e Katia Visconti, esperta di mondo atlantico e di Africa. E oggi siamo qua per un incontro che abbiamo titolato Assalto a Capitol Hill. Gli Stati Uniti sono ancora il faro della democrazia? Ecco, faccio una piccola introduzione prima di dare la parola agli amici e ai colleghi, perché come voi sapete, tra le notizie più cliccate di quest'anno, più visitate di quest'anno, c'è sicuramente l'assalto a Capitol Hill a Washington dello scorso 6 gennaio del 2021, appunto. Ora, superato il trauma, lo sbalordimento di quel fatto, che oggi è ancora cronaca, ma che presto diventerà una pagina di storia assai studiata e analizzata, non può essere archiviato senza una riflessione su quello che ha significato, che significa e che significherà per la democrazia americana. Perché? Perché, come ovvio, indipendentemente dall'esito della vicenda, l'assalto ha certamente inferto una ferita, quantomeno all'immagine mondiale dell'America come patria della democrazia, che si è affermata nell'Occidente, negli ultimi secoli. E infatti, come è noto, le reazioni politiche e istituzionali sono state rapide e forti. Il Congresso americano ha subito reagito chiedendo a gran voce di sottoporre l'ormai ex presidente Trump a impeachment, per la seconda volta, tra l'altro, e il 13 gennaio ha votato. Per l'impeachment hanno votato 203, in 232, ma per il no in 197 e 4 si sono astenuti. Di questi 232 sì, 10 erano voti del Partito Repubblicano, del partito di Donald Trump, guidati tra l'altro dalla figlia di Dick Cheney, cioè Liz Cheney, che era stato il padre, il vicepresidente conservatore di George Bush. Il capo d'accusa era incitamento all'insurrezione, per aver istigato appunto l'assalto a quel tempio della democrazia americana. E l'obiettivo però dell'impeachment non era non solo e non tanto condannare Donald Trump, ma interdire per sempre Donald Trump dalle cariche pubbliche, cioè in pratica non permettergli più di presentarsi alla prossima tornata elettorale per la presidenza del 2024. Ora, noi tutti sappiamo com'è andata e Donald Trump, come in realtà c'era anche da aspettarsi, l'ha scampata. I democratici, cioè, non sono riusciti a trovare i voti di 17 repubblicani, che mancavano 17 voti repubblicani necessari per far passare l'impeachment al Senato. E allora, a fronte di questo quadro molto succinto, e mi scuserete, si pongono però una serie di domande, domande che stanno dominando anche la stampa internazionale. La prima domanda è quasi semplice, ma la democrazia americana ha resistito a questo assalto? Perché di questo si è trattato. E poi ancora, questo assalto può essere letto come una sorta di metafora tra la società americana e le istituzioni americane che mantengono la democrazia? Allora, do subito la parola a Katia Visconti, per un suo commento. Allora, intanto andiamo per ordine. Intanto, buongiorno a tutti di nuovo. E andiamo per ordine. La democrazia americana ha resistito all'assalto. Ebbene, direi che dipende un po' cosa intendiamo per democrazia americana. Se noi intendiamo la democrazia come quel complesso di regole, di procedure politiche e costituzionali che caratterizzano il sistema americano, ebbene, possiamo dire che, almeno ritengo di poter dire con una certa sicurezza, che la democrazia ha resistito. Perché?
perché l'insediamento del presidente Biden, pur senza tutti quegli orpelli della festa a cui eravamo abituati, si è concluso. Tutti gli ostacoli e i tentativi di blocco che erano stati posti in essere prima e dopo il voto di novembre sono stati superati, e potrei dire anche, insomma, che sono stati superati bene. Gli stati che compongono gli Stati Uniti, sia quelli a maggioranza democratica che anche quelli a maggioranza repubblicana, hanno tutti rispettato le regole costituzionali, tanto per quel che concerne il conteggio dei voti, quanto per quel che concerne la regolarità, la verifica delle regolarità dei voti, sia per quanto riguarda la trasmissione dei dati. Si pensi, per fare un esempio concreto, alle pressioni che Trump, note pressioni che Trump ha esercitato o ha tentato di esercitare sul conteggio dei voti per l'assegnazione dei senatori dello Stato della Georgia. Era un assegnatore di senatori fondamentale per creare squilibrio all'interno del Senato. Ebbene, nonostante queste sue pressioni, per la prima volta lo Stato della Georgia manda due senatori democratici. Quindi la composizione del Senato ha rispettato il risultato elettorale e non si è verificato nessun tipo di inceppamento, se così possiamo dire, del meccanismo della Costituzione. Quindi, se noi intendiamo per democrazia questo, cioè se la leggiamo la democrazia sotto l'aspetto istituzionale, a mio avviso non si può parlare di quello che molta stampa invece ha utilizzato come termine, cioè golpismo. Non si può parlare di un tentativo golpista, perché l'azione delle istituzioni ha seguito e rispettato in maniera molto chiara quelle che sono le norme. Quindi alla prima domanda risponderei in questo modo. La seconda domanda è un po' più complessa. Perché? Perché intanto l'assalto ha espresso in maniera anche molto plateale la divisione della società americana. Una divisione, oserei definire, decisamente radicale. La società americana, da questo risultato elettorale, è emerso quanto sia spaccata decisamente a metà. Biden ha indubbiamente vinto le elezioni, si è aggiudicato la stragrande maggioranza dei grandi elettori, 306 contro 232 di Trump. Ma a mio avviso, per capire questa società americana così spaccata, occorre guardare il voto popolare, e non tanto sotto quello che è l'aspetto, il dato numerico. Non è tanto il dato numerico a parlare chiaro, perché è vero che Biden ha preso 81 milioni di voti e Trump ne ha presi 74, adesso arrotondo le cifre, ma se noi andiamo a guardare i risultati elettorali della campagna elettorale del 2008, quando Obama vince per la prima volta, no, le elezioni, Obama aveva preso circa 69,5 milioni di voti e McCain ne aveva presi circa 50 milioni di voti, quindi c'era stata anche lì un'enorme differenza. D'altra parte, questa differenza di voti è naturale in un sistema bipartitico, dove inevitabilmente il voto popolare si deve spezzare a metà, perché sennò non ci sarebbe un vincitore. Quello che secondo me invece bisogna leggere del voto popolare è la linea socio-etno-culturale, che parla chiaro e viene espressa in maniera molto chiara dal voto popolare. Perché dico questo? Perché linea socio-etno-culturale? Innanzitutto, a questa tornata elettorale è risultato molto chiaro come il mondo urbano abbia votato in maniera decisamente diversa rispetto al mondo rurale. A questa divisione se ne sovrappone un'altra, perché c'è il mondo non bianco, in particolar modo il mondo afroamericano, che ha votato in modo molto diverso rispetto a una parte del mondo bianco. Quindi dobbiamo prendere la differenza tra mondo rurale e mondo urbano, metterci dentro quello che è il mondo bianco e il mondo non bianco, e in più bisogna anche aggiungere in questa stratificazione del voto quelle che sono quello che è il mondo degli acculturati, passatemi il termine, rispetto al mondo delle masse poco istruite. O ancora un'altra diversificazione che è stata espressa dal voto popolare: il mondo che esprime le nuove occupazioni lavorative rispetto al mondo dei vecchi lavoratori. E ancora, se vogliamo, e poi finisco con gli esempi,
parla ancora più chiaro il fatto che all'interno dell'elettorato repubblicano, cioè l'elettorato che ha votato per Trump, si è fatta strada una frangia decisamente radicale, che è categoricamente bianca, poco istruita, scontenta sicuramente, ma ancor più fondamentalista, nel senso di difensore strenuo della vecchia America WASP, cioè dei White Anglo-Saxon Protestant, dei bianchi anglosassoni protestanti. Ora, è in questo clima che si è venuto a creare, in questa spaccatura che si è venuta a creare all'interno della società americana, l'uso selvaggio dei social, che forse hanno inciso in maniera non indifferente nella costruzione dell'opinione pubblica, dovrei togliere probabilmente la parola forse, e che hanno inciso nel radicalizzare certi comportamenti. Si pensi all'espulsione di Trump dai social, per intenderci, dopo quello che è accaduto a Capitol Hill, e ancor più forse l'uso poco critico dei media, sicuramente dei media in particolar modo giornalisticamente parlando, hanno aiutato non poco a creare questa spaccatura. Ma dopo aver fatto questo quadro, se mi consentite, una domanda da girare ad Andrea. E la domanda è la seguente: in che senso questo assalto che ha così caratterizzato, cioè che si è creato su una società di questo tipo già così spaccata, può entrare nell'immaginario collettivo? Ma allora, grazie per la domanda e per il lancio. Quello che diceva la professoressa Visconti, la professoressa Visconti ha usato delle parole molto importanti, ha parlato di assalto, ha parlato di spaccatura e ha parlato di spaccatura plateale, quindi di platearità, di grande visibilità. Da un certo punto di vista possiamo dire che questo assalto, che è stato universalmente stigmatizzato dai commentatori, dagli studiosi, dai critici, dai giornalisti, dal sistema dei media, in realtà è stato ampiamente accettato dalla popolazione statunitense. In due sensi, è avvenuto, ed è già incredibile per il nostro orizzonte interpretativo, che un'azione di questo tipo sia potuta avvenire, ma poi è stato diversamente, ancora in maniera spaccata e platealmente spaccato, apprezzato ed accettato. Forse perché, questa è una prima possibile interpretazione, in realtà il sistema dell'immaginario statunitense, che passa attraverso il cinema, passa attraverso l'immagine dell'audiovisivo, passa attraverso la fiction anche, storicamente ha abituato il suo pubblico a creare dei simboli, delle strutture simboliche, la Casa Bianca è una di queste, e anche a rappresentare la loro crisi, e quando naturalmente questa sia fondata dal punto di vista narrativo. Pensiamo a film come Independence Day, come Designated Survivor, come White House Down, che vuol dire esattamente questo, costruzione di un grande simbolo e poi messa in crisi, cioè messa sotto attacco, sotto assalto di questo simbolo. E forse questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, il sistema dell'immaginario statunitense non è mai riuscito davvero a fare i conti con il suo più grande trauma del secolo scorso, che è 9/11. Un trauma che non era stato simbolizzato e che nel momento in cui il simbolo del potere è crollato non ha trovato le modalità per essere rappresentato. Gli americani sono abituati a tutto, se noi pensiamo a una cosa come Death of President, un mockumentary, cioè un finto documentario, che nel 2006 metteva in scena l'assassinio di George Bush. Ecco, davvero quel tipo di immaginario è molto più flessibile rispetto a quello europeo a vedere i suoi simboli messi in crisi. Questo per dire che anche forse quell'assalto a Capitol Hill, che ci faceva pensare a cose come la Seconda Guerra Civile Americana, il film straordinario del 97 di Joe Dante, già apparteneva a un'idea possibile di svolgimento e di sviluppo dell'azione. È come se nascesse
in derivazione, in conseguenza di un immaginario fissato dal cinema, soprattutto, e naturalmente è pronto a diventare l'indizio di un nuovo immaginario, cioè di ritornare attraverso storie di finzioni. Su quella linea socio-etno-culturale, che la professoressa Visconti ha spiegato in maniera chiarissima, e forse è anche il caso di ritornare, perché alla base di quella tipologia di assalto noi abbiamo delle precise linee iconografiche. Noi tutti abbiamo chiarissima l'immagine di Jack Angeli, lo sciamano che si presenta con la pelle di toro con le corna, con un incredibile sincretismo insieme di simboli che vanno dallo sciamanesimo, vanno da elementi degli indiani d'America, ma anche a tutta una serie di simboli che tra di loro non c'entrano nulla e che rimandano a una specie di esotismo panculturale. Ora, dentro a quel personaggio e a tutti gli altri che gli stanno intorno si è creata immediatamente una iconografia, cioè le loro immagini, le loro fotografie, i piedi sulla scrivania, l'irrisione delle statue, il soggetto che se ne va portando via un pezzo dell'arredamento della Casa Bianca, sono diventate subito una iconografia contemporanea, perché probabilmente si appoggiano su delle linee iconografiche, cioè delle linee di costruzione delle immagini che gli sono precedenti. Una, naturalmente, è quella western. Il West, l'immaginario del West per gli Stati Uniti è fondativo, perché l'epopea del West rappresenta l'epica della nazione americana. Il cinema, le serie TV, oltre naturalmente ai romanzi, ai fumetti, a tutto ciò che può essere rappresentato, ma noi qua ci occupiamo particolarmente delle immagini, è la fondazione del sistema paese. E oltre a essere fondante, è anche legittimante fare riferimento all'immaginario western da parte di questi soggetti, significa in qualche modo portare su di sé quell'idea di eroismo, di outlaw, di andare fuori dalla legge, di stare fuori dalla legge semplicemente perché si ritiene che la legge non sia corretta, che è proprio uno delle mitologie che stanno alla base dell'idea di libertà, nonostante tutto, per il sistema socioculturale americano. E legittimante e fondativo anche perché è stato già ampiamente destrutturato, nel senso che è stato riletto in tante epoche diverse, in tante modalità diverse. Quindi consente una specie di riappropriamento del sistema ideologico e valoriale di base. Se non ci fosse stata già una destrutturazione del West, questo non funzionerebbe. C'è naturalmente tutta la retorica dell'uso delle armi, che non è concepibile e neanche immaginabile al di fuori degli Stati Uniti, ma che invece è fondativo, per cui è concepibile che persone armate girino per strada e entrino alla Casa Bianca, perché è concepibile che lo facciano in qualunque luogo. L'altro grande immaginario, che forse per noi è meno frequente, meno frequentato, ma che è fortissimo, è quello dell'idea del redneck. Il redneck, letteralmente il collo arrossato dal sole perché si stacchini a lavorare, è l'idea di una ruralità, scusate, detto con le mie R diventa terrificante, di una appartenenza alla provincia. È l'immaginario degli uomini con le camicie a scacchi, con i jeans, con gli stivaloni, con i cappelli e i giubbotti di pelle, che vivono sul terrazzo, che bevono birra sulla veranda di case, girano con il pick up, e la provincia profonda, una provincia profonda che quindi è molto più legata alla natura, alla wilderness se volete, una specie di western aggiornato, e che si contrappone alla cultura intesa come modalità di schiacciare l'umanità, di schiacciare l'uomo, laddove le istituzioni è una riduzione del singolo e della sua libertà. L'ideologia e l'immaginario del redneck è diffusissimo. Negli anni 50 e 60 era edenica, cioè era positiva, erano gli hillbillies. A partire dagli anni 70, proprio attraverso il cinema, si è trasformata. Se voi pensate a film come Un tranquillo weekend di paura, John Boorman del 72, Non aprite quella porta, Toby Hooper del 74, Le colline hanno gli occhi, Wes Craven del 77, ma anche tantissimo western rivisitato degli anni 70,
l'immaginario ha incominciato a mettere, a raccontare il fatto che in quella assoluta naturalità, in quella provincia, in quella umanità, ci potesse essere anche qualche cosa di oscuro. Quello che secondo me è davvero inquietante, destabilizzante, è che i portatori di questo nuovo immaginario neocom radicato e che vorrebbe ricondursi alle origini della fondazione statunitense sia riuscita a riportare il mito del redneck e il mito del West, dell'outlaw del West, come un elemento di nuovo positivo, come un elemento che ispira fiducia, come un elemento che diventa un simbolo della sincerità. Per questo ritengo che l'assalto a Capitol Hill sia una costruzione dell'immaginario che rischiamo di portarci dietro ancora davvero per un bel po' di tempo. Ecco, allora scusate se riintervengo io e vi ringrazio di questi due interventi, però io immagino che anche altri, ascoltandovi, anche ad altri sia venuta una domanda quasi spontanea, cioè i vostri due interventi hanno messo insieme sia l'aspetto politico-istituzionale di questo evento così incredibile, sia però anche l'immaginario collettivo, cioè ciò che contribuisce a costruire l'opinione pubblica. E allora a questo punto devo farvi, prima di chiudere, una domanda secca al volo, e cioè, ma allora a fronte di quello che è successo, questo evento ha segnato la fine politica di Donald Trump, l'uscita di scena definitiva di Donald Trump, o invece voi vedete un possibile ritorno? Punto di domanda, se lo chiedono in molti, io immagino, darei la parola, non so, alla professoressa Visconti innanzitutto. Sì, io posso dire quello che, come interpreto io i fatti, a fronte di dell'evoluzione di questi fatti. Ora, come prima in apertura il professor Orecchia ha sottolineato, Donald Trump l'ha spuntata, l'impeachment non è passato, e di conseguenza, non essendo passato l'impeachment, anche quello che era l'obiettivo dei democratici, e cioè di interdire Trump dalle cariche pubbliche definitivamente, non si è potuto fare, no? I democratici non sono riusciti a trovare i 10 voti repubblicani necessari per ottenere i 2/3 dei senatori, cioè insomma i democratici avevano bisogno di 67 senatori favorevoli al procedimento di impeachment, tra democratici e indipendenti erano 50, 7 repubblicani sono riusciti a portarli dalla loro, mancavano 10 voti. Cosa significa questo? Ciò significa che tra le file del Partito Repubblicano il personaggio Trump pesa ancora, o meglio, Trump è ancora un elemento determinante, un elemento di peso all'interno degli equilibri politici repubblicani. Equilibri, perché dico equilibri politici? Perché c'è necessità di creare equilibrio tra quelle che sono le frange radicali del Great Old Party, cioè del Partito Repubblicano, e l'ala tradizionale del partito. D'altra parte, questo essere equilibrio è stata la chiave di volta di Trump per la vittoria delle elezioni del 2016, e non si deve dimenticare che nel corso del suo mandato Trump si è fatto più e più volte megafono delle frange più radicali e fondamentaliste, passatemi il termine, del Partito Repubblicano. Quindi, detto questo, però, io non credo, ma questa è una mia opinione personale, poi mi piacerebbe sapere cosa ne pensate anche voi due, io non credo che Donald Trump possa aspirare a una nuova candidatura repubblicana, al di là del fatto che insomma nel 2024 Trump avrà, se non ricordo male, 78 anni. Perché dico questo? Perché a mio avviso larga parte del Partito Repubblicano, del Great Old Party, non ha gradito quello, e dico gradito per edulcorare la frase, non ha gradito quanto accaduto e vorrebbe distinguersi enormemente dagli estremi che sono stati rappresentati, no, in quell'assalto a Capitol Hill. Vorrebbe recuperare gran parte del Partito Repubblicano, io spero la maggioranza, l'anima conservatrice, e abbandonare quella populista radicale che invece sostiene enormemente il candidato Trump.
potrebbe magari accadere che sotto il cappello di Trump possa prendere vita una sorta di terzo partito di destra repubblicana, però questa soluzione sarebbe una soluzione divisiva e quindi dividerebbe quelli che sono i consensi all'interno del mondo conservatore americano. Quindi insomma questo è un po' lo scenario che mi sento di poter descrivere. E quindi mi domando, e voglio girare a voi la domanda, no? Secondo voi questa ipotetica terza via che si potrebbe verificare potrà resistere, considerando anche che Trump comunque avrà 78 anni e quindi insomma non sarà più un giovincello? Giro la domanda a voi. Allora, io non mi addento in previsioni politico, in previsioni, come dire, di tipo sistemico, perché non ne ho le competenze. Provo però a rispondere rilanciando un po' una provocazione. In nessun sistema come quello politico americano, abbiamo imparato anche nelle ultime generazioni, la costruzione di uno storytelling, cioè di un racconto intorno al candidato, intorno al capo politico, in nessun sistema come quello è fondamentale, anche se anche noi in Europa e anche in Italia siamo abituati negli ultimi decenni a vedere personaggi politici che costruiscono in termini di storytelling e quindi di grande narrazione di sé la propria proposta, la propria promessa e poi la loro carriera. Fatta questa premessa, direi che forse solo tre presidenti degli Stati Uniti negli ultimi anni hanno avuto una funzione iconica, davvero ancora iconografica, di immaginare uno storytelling mediale così strutturato. La prima, siamo negli anni Ottanta, è quella di Reagan. Reagan funzionava proprio perché aveva un dialogo perfettamente coerente, perfettamente funzionale tra il passato e il presente. Era l'attore West, ancora una volta, del West, la regina del Montana, e portava questo tipo di storie, di rappresentazione di sé all'interno della vita politica. Quindi coerenza tra passato e presente. Il secondo, naturalmente, è Obama, che è stato invece un fenomeno di pura creazione, la creazione di un personaggio totalmente inedito, fondato su una tradizione storica e soprattutto legata ai diritti civili del passato prossimo, ma un modo di raccontarsi completamente nuovo. E Obama, da un certo punto di vista, è lo storytelling politico per eccellenza. Il terzo però è proprio Trump, in cui il dialogo tra passato e presente non è più funzionale, ma è disfunzionale, cioè esiste qualche cosa del passato di Trump, del passato mediale, che va dalla sua comparsata in Mamma ho perso l'aereo alla sua conduzione di The Apprentice, quello che poi in adattamento italiano è diventato Flavio Briatore, anche su questo ci sarebbe da riflettere, c'è qualcosa del suo passato che non ha funzionato nel presente. Ora, il problema è che secondo me gli Stati Uniti devono assolutamente imparare a fare i conti con Trump. Il fenomeno in termini politici, in termini sociali, in termini di spaccatura, in termini mediali, Trump non può essere solo ed esclusivamente cancellato. Si faceva riferimento prima alla sua uscita coatta da Twitter, che io trovo uno dei più grossi errori strutturali del funzionamento dell'ecosistema mediale contemporaneo, perché è del tutto accettabile e giustificato dal punto di vista istituzionale che Trump subisca anche l'impeachment, anche l'impossibilità di candidarsi e quindi di essere fuori dalla scena politica, ma non ad opera di un social network come Twitter, come Facebook, che è una struttura assolutamente sovraistituzionale. Per cui la cosa importante è che Trump venga metabolizzato, quindi che venga compreso, che tutto quello che ci aveva la professoressa Visconti venga scandagliato, venga compreso e venga superato. Per superato non intendo un giudizio, un orientamento politico, che venga
compreso il suo ruolo e si faccia un passo avanti. Per cui, per tornare alla domanda se sia possibile o ipotizzabile questa terza via del Partito Conservatore, senza esprimermi in termini politici, perché come vi dicevo prima non ne ho le competenze, l'unico modo per aprire a una possibile terza via o per aprire a un'altra via è quella di fare i conti con quello che è avvenuto negli ultimi anni e anche fare i conti con Capitol Hill. Sì, rispondo anch'io velocemente, visto che la professoressa Visconti mi ha chiamato in causa. Io credo che un terzo partito sia una questione molto complessa. Trump avrebbe dei bei voti da portare in dote, ma il sistema elettorale americano condannerebbe la destra americana, il mondo conservatore americano, alla sconfitta per i prossimi 30 anni. E su questo, perché il meccanismo maggioritario americano questo prevede, insomma. Un altro discorso, invece, forse in aggiunta a quello che già avete detto voi, è che sarà però veramente interessante vedere cosa succederà nei prossimi 4 anni, soprattutto da questo punto di vista all'interno appunto del Partito Repubblicano, nel senso che il Partito Repubblicano, il Grateful Party, cioè il partito storico della democrazia americana, dovrà fare i conti con la selezione della sua stessa classe dirigente, perché la comparsa di Trump 4 anni fa fu vista dall'establishment, cioè dalla classe dirigente repubblicana, all'inizio come qualcosa di folcloristico, come dire va bene, adesso questo qui ce lo mangiamo a colazione, e invece Trump durante le primarie non li sconfisse neanche, li disintegrò tutti. Ora, il problema quindi che si pone, e però attenzione, non è un problema solo americano, ma in questo caso è veramente il problema americano, è la selezione della classe dirigente all'interno del Partito Repubblicano. Varrebbe anche per i democratici, perché i democratici infatti hanno tirato fuori Biden, che non è proprio un novellino evidentemente, che perché dietro non c'è nessuno. Ecco, in questi 4 anni, a mio parere, quello che accadrà nel ragionamento sulla selezione della classe dirigente americana sarà uno dei temi più interessanti da affrontare. E con questo io direi che ci possiamo salutare. Ringrazio ancora il professor Andrea Bellavita, ringrazio la professoressa Visconti e a tutti alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.